Grazie. Allora, intanto spero che si senta se restiamo a questa distanza. E allora, diciamo che potremmo immaginare di fare in un'oretta, una cosa del genere, un quadro, adesso non dirò complessivo, ma insomma cerchiamo di dare un'idea di quello che ha voluto dire consumo alimentare in Italia. Questo perché, beh, naturalmente sapete che adesso c'è l'Expo, chissà quanto già, non è ancora cominciato, è un momento che già molti ne avranno parlato a lungo. In realtà l'Expo è una bella occasione per parlare di cibo, però è anche una bella occasione per ricordare che l'Italia del cibo che noi presentiamo all'Expo, ed è quella che in fondo viene venduta agli stranieri, è un'Italia che si è creata nel tempo, ma che non ha nulla a che fare con l'Italia di già 50 anni fa. Gli italiani di 50 anni fa, diciamo, beh, non di adesso o anche di più, vivevano in una situazione che dal punto di vista alimentare era completamente diversa. E probabilmente non si sarebbero certamente riconosciuti in quest'idea del cibo ricco, sofisticato, dello slow food che noi adesso presentiamo a noi. Quindi io vi inviterei a fare questa piccola carrellata all'indietro per darvi un'idea di quanto i consumi siano cambiati, che siano veramente, ci sia stata una, diciamo pure una vera e propria rivoluzione del cibo. Allora, vediamo se voi. Io ho usato alcune slide che si vedono poco, però magari alcune cose le dico io. Allora, che riguardano i principali consumi di cibo in Italia. E sostanzialmente sono in durante 150 anni. Allora, vi faccio vedere solo, vi do solo alcuni numeri. Prendiamo il frumento. Una volta, intorno all'unità d'Italia, se ne consumavano qualcosa come 127 kg all'anno. Tra alti e bassi arriviamo a 147 kg. Quindi da un certo punto di vista sembra che il frumento, che ovviamente il frumento vuol dire pane, vuol dire pasta, vuol dire tutti i prodotti da forno, non solo ha tenuto, ma è andato avanti nel tempo. Quindi apparentemente da questo punto di vista sembra esserci una continuità. Ma attenzione, prendiamo qualche altra tabella. Ecco il grano turco su cui torneremo, il grano turco quindi il mais. Una volta, 150 anni fa, sempre i nostri antenati, ne mangiavano 37 kg, poi anche di più andando avanti. Oggi noi ne mangiamo 4. Quindi, per esempio, da questo punto di vista, tutto il grano turco sembra sia sparito. È inutile dirvi anche com'è che noi mangiavamo questo grano turco, ovviamente, sotto che forma. Nessuno va d'estate in montagna a mangiare qualche cibo povero, ovviamente la polenta. È tutto qui il segreto di questo cambiamento. Una volta si doveva mangiare questo cibo povero che in alcuni casi era un pasto quasi completo, e allora se ne consumava tanto. Oggi noi la polenta la mangiamo, ma certamente molto meno. Sono sicura che nessuno di voi fa dei pasti solo a base di polenta. Non ho bisogno di chiederlo perché lo so per certo. E di conseguenza la polenta, anzi, è diventata un cibo, una cosa povera che mangiamo ogni tanto ed è sparita da queste cifre importanti, è diventato un consumo molto marginale. E poi potremmo andare avanti, per esempio ci sono i legumi secchi che una volta erano molto importanti, per conservare per esempio fagioli, piselli e così via, li si faceva seccare, se ne mangiavano tanti, 12-13 kg, mentre oggi se ne mangiano 5 kg. Anche i legumi sono scesi. In compenso noi abbiamo fatto un grande boom nel consumo di ortaggi e verdura fresca. Se guardate per esempio, prendiamo il pomodoro. Allora, c'è una grande retorica sul fatto che il piatto tipico, io direi che tutti potrebbero rispondere, qual è il piatto tipico dell'Italia? Il piatto tipico dell'Italia sarà la pasta asciutta, magari, no? Vabbè, uno dei piatti più tipici. Quindi pasta asciutta vuol dire essenzialmente la pasta col pomodoro, insomma, grosso modo. Ebbene, questo piatto così tipico forse non era così tipico, perché una volta i pomodori, per esempio, erano consumati meno di 10 kg all'anno.
Guardate cosa ne consumiamo noi oggi, siamo arrivati praticamente quasi a 60 kg. Cioè siamo diventati tutti appassionati di pomodori che consumiamo nella pasta, ma in realtà consumiamo molto anche freschi. E lo stesso vale per gli ortaggi, da 30 kg a 123 e la frutta fresca da 14 kg a 85. In pratica che cosa è successo? Noi abbiamo abbandonato quelli che erano i cibi poveri, la polenta, i legumi secchi, eccetera, e ci siamo buttati, man mano che è passato il tempo e abbiamo avuto le possibilità, sui cibi più ricchi, i cibi freschi, di verdura, ortaggio e così via. Non solo, ma se prendiamo queste altre immagini che sono ancora più interessanti, riguardano il consumo della carne. Allora, sapete che la carne costa di più, se fate un po' la spesa ogni tanto, è la carne bovina. Ebbene, la carne bovina una volta veniva consumata, ogni italiano all'unità d'Italia se ne mangiava in un anno circa 3 kg e mezzo, che non sono tanti, 3 kg e mezzo sono quante, non so quante bistecche saranno, 7-8 bischetti, neanche 10, e questo in un anno. Noi oggi ne mangiamo 24 kg, quindi il nostro consumo di carne è aumentato, ma una cosa che scommetto che nessuno immagina è che noi la carne che veramente mangiamo tantissimo è quella di suino, cioè mangiamo tantissimo maiale. Una volta 4 kg, oggi noi mangiamo 43 kg all'anno. Ora scommetto che voi state pensando che in realtà voi non è che vi mangiate tutte queste grandi bistecche di maiale. Qualcuno se le mangia, però 43 kg all'anno ha voglia di mangiarle. È abbastanza ovvio che noi lo mangiamo sotto un altro modo. Scommetto che voi anche a mezzogiorno, a lunedì, dovete restare qua, che cosa fate? Andate in qualche bar e cosa mangiate? Un panino. È molto probabile che dentro quel panino ci sia qualche forma di affettato, i prosciutti e così via, e tutto maiale. Non solo, ma dentro magari i ravioli alla carne che comprate, nello stesso sugo del ragù, è quasi sicuro che il grosso sia carne di maiale, non è carne di manzo che è molto più costosa. Quindi noi indirettamente, grazie all'industria, abbiamo aumentato enormemente il consumo di carne di maiale. E poi andiamo avanti, ecco, un'altra colonna interessante è quella del pesce. Allora, molti vi avranno raccontato o avrete letto della famosa dieta mediterranea. La dieta mediterranea sappiamo tutti come è fatta. Allora abbiamo la pasta, diciamo, poi abbiamo molta verdura, l'olio di oliva, il pesce, un po' di vino, più o meno questa è l'idea che è stata venduta. Se guardiamo queste cifre però vediamo che gli italiani di una volta, la dieta mediterranea, diciamo che semplicemente non se la potevano permettere. Intanto il pesce ha un piccolo problema, che come sapete deperisce subito, è molto peggio della carne. Quindi alla fine chi mangiava il pesce? Quelle poche regioni costiere che potevano comprarlo continuamente. Se voi guardate, il pesce fresco una volta era consumato in Italia pochissimo, 1,5 kg all'anno, praticamente niente. Invece noi oggi, tra fresco e conservato, ne consumiamo 24 kg. Quindi devo dire che questo in realtà è un consumo moderno, quello del pesce, che è stato possibile per esempio grazie alla refrigerazione. C'era un'unica eccezione, come sapete, al consumo del pesce fresco, che era quello del pesce conservato. Particolarmente qui, dunque, direi che nella zona della Lombardia a Milano, ma anche nel Veneto, si usava molto un certo tipo di pesce conservato, che magari avete mangiato spesso anche voi. Quindi il baccalà o stoccafisso, quella la stessa roba, che però era pesce, non era pesce italiano, come sapete questi sono i merluzzi che pescavano nel mare del Nord. Per conservarli li aprivano, li mettevano sotto sale e poi, così duravano tanto, tantissimo, venivano poi importati dall'Italia. Quindi è curioso che nel famoso paese della dieta mediterranea, prima si mangiava poco pesce, in molte zone d'Italia il pesce che si mangiava non era neanche pesce mediterraneo, ma era pesce che arrivava dal mare. Un'ultimissima slide, poi vi assicuro che con i numeri ho finito.
olio di oliva aumenta da 7 litri a 14 quasi. Ecco, e due cose, lo zucchero. Vedremo alcune immagini dopo e avremo l'impressione che una volta si mangiasse tantissimo, e per gli nobili era così. Però, per esempio, non si mangiava tanto dolce quanto mangiamo noi. Il consumo medio di zucchero si aggirava sui 2-3 kg all'anno. Mentre noi oggi, non so se ci credete, ma ne consumiamo 30 kg a testa, che è veramente tanto. Consumato direttamente, messo nei prodotti, ma anche qui forse saprete che lo zucchero viene usato non solo nei prodotti dolci, per cui magari uno dice, beh, mi metto a fare la dieta, tutto il dolce lo tiro via e lo zucchero non lo prendo più. Chi per esempio ha dei problemi di salute sa bene che per molti prodotti industriali, anche salati, hanno un'aggiunta di zucchero per renderli più gradevoli al palato. Il risultato è che noi continuiamo a prendere zucchero senza accorgerci, altrimenti non si spiega come riusciamo a consumarne 30 kg a testa. Che va bene, il bicchierino del caffè, però c'è voglia. L'altra cosa, l'ultima cosa che vediamo, un altro consumo che esplode, è quello del caffè, da mezzo chilo a 5-6 kg di oggi. Caffè che era un consumo di pregio. Il risultato di tutte queste cose ci dice, e non ci meraviglia, che le calorie che noi siamo andati a assumere nel corso di tutti questi anni sono enormemente aumentate. Allora, all'incirca i nostri antenati, dipendeva naturalmente dai periodi, ma diciamo che si aggiravano tra le 2100 e le 2000, anche 500 calorie come media. Tenete presente che stiamo parlando di 100 anni fa, il lavoro medio era un lavoro, non so, di contadini o di operai. Quindi era un lavoro che richiedeva molta energia fisica. Gli orari di lavoro, come sapete, erano approssimativamente 12 ore al giorno. Non era proprio poco. Non solo, ma i mezzi di trasporto erano quelli che erano, per cui si faceva, per esempio, tantissima strada a piedi. Quindi in pratica c'era anche, tra l'altro, un consumo di calorie molto più elevato di quello che abbiamo noi oggi. Non so se voi lavorate 12 ore al giorno di lavoro fisico, andate avanti a piedi, sia a casa che al supermercato, eccetera. Probabilmente no, magari prendete il tram, la metropolitana o qualcos'altro. Quindi noi tante cose non le facciamo più. Nonostante questo, noi siamo arrivati a superare le 3500 calorie al giorno. E quindi il problema anche delle diete, il peso che aumenta, eccetera, è in fondo un'inevitabile conseguenza del fatto che abbiamo cambiato il nostro modo di mangiare. Mangiamo di più, ma soprattutto mangiamo molte cose ricche di zuccheri, di grassi, eccetera, che i nostri antenati magari le avrebbero mangiate volentieri, ma diciamo che non si potevano permettere di comprarle. Quindi c'è un problema strutturale nella dieta, che non è che è facilmente risolvibile. Comunque, una delle cose interessanti, secondo me, per raccontare la storia di quello che mangiavano gli italiani è che queste sono le cifre medie. Voi conoscete quella storia di quello statistico a cui chiedevano, ma la statistica è completamente affidabile? E lui rispondeva, sì, peccato che c'è la vecchia storia del pollo. Se siamo in due e io mangio il pollo intero e tu non mangi niente, per la statistica abbiamo mangiato mezzo pollo per uno. Quindi questo ci ricorda il fatto che su queste cifre medie c'era chi mangiava tantissimo e chi mangiava pochissimo, cosa che una volta era particolarmente vera. Allora, ho preso questa immagine, sembra che si vede sempre poco, comunque è il quadro di un banchetto che veniva fatto dai nobili. Questo per raccontare il fatto che i nobili erano, diciamo, la parte alta della società, era quella ristretta aristocrazia che si poteva permettere di mangiare quello che voleva. Ma prima ancora di mangiare quello che voleva, volevo farvi notare in queste immagini che c'è una specie di coreografia intorno al mangiare che è molto importante. Proprio perché si parlerà spesso in Expo e prima
di Expo di mangiare, vorrei ricordarvi questo fatto che non conta solo quello che mangiamo, cosa mangiamo, ma conta moltissimo nella nostra storia come lo mangiamo. Non è la stessa cosa mangiare, non so, un piatto in piedi, un piatto di plastica in piedi qui davanti all'aula, e mangiare la stessa pietanza se voi siete seduti a un tavolo, preparato bene e così via. C'è una differenza culturale fondamentale. In questa immagine, per esempio, c'è un tavolo, una tavolata che a me sembra moderna. Tavolo, tovaglia bianca sopra, ognuno davanti piatti, bicchieri, posate, cosa abbastanza normale, possiamo pensare. Normale per noi, non normale nella storia dell'umanità. Senza andare ai primordi, ma diciamo che ancora fino al Rinascimento si mangiava con le mani, essenzialmente. I romani mangiavano con le mani. Ci sono degli scritti dei romani che spiegano, potremmo dire, il bon ton di allora, che dicevano: prendete il cibo con la mano destra, perché la sinistra non va bene, delicatamente con tre mani, con tre dita, con tre dita, con la mano ve lo portate alla bocca, senza dimostrare di essere troppo ingombri. E questo era un bon ton importante. Le posate, allora, c'erano o non c'erano? Vediamolo qua. Queste sono vecchie posate che ho ritrovato. Allora, diciamo che la più antica fra tutte queste che vedete è il cucchiaio. Perché, e si capisce anche perché, insomma, se uno deve prendere qualcosa di liquido, o lo beve da qualche tazza, scodello, qualcosa del genere, altrimenti è un po' difficile prendere con le mani. Quindi si pensa che l'origine del cucchiaio sia data, per esempio, dalle conchiglie. Uno prendeva quindi qualcosa di naturale che si prestava bene per essere usato come noi usiamo il cucchiaio. Infatti l'idea di molti vecchi cucchiai hanno addirittura ancora la forma un po' della conchiglia, a cui veniva magari posto un piccolo sostegno per comodità. Quindi i cucchiai vanno molto indietro, quindi vedete alcuni casi. I coltelli arrivano un po' dopo, però con una funzione diversa, nel senso che a tavola uno non aveva le posate. Si andava bene quando portavano del liquido, portavano un cucchiaio. Il coltello, diciamo che ognuno ce l'aveva, aveva il suo. O meglio, ogni uomo aveva il suo, perché il coltello era proprio un punto umano. Ancora fino, se leggete per esempio qualche cronaca del Medioevo, Rinascimento e oltre, vedrete che prima di tutto vi dicono che le città e le strade erano molto pericolose, era facile essere assaliti, perché tutti avevano un'arma, e l'arma era il coltello, magari il coltello a serramanico, come si vede nell'immagine, che era molto diffuso, perché per il porto, in una tasca, così è più sicuro. Allora, ognuno aveva il suo coltello perché gli poteva servire, non si sa mai cosa capitava per strada. Una volta era comune anche fare della piccola caccia, perché no? Andava in un campo, vedeva passare una bella lepre e si buttava, cercava di prendersela, così la cena era assicurata. E poi poteva servire per difesa, abbiamo detto, ma anche per offesa. Quindi l'idea che ogni persona avesse un suo coltello era normale. Quindi quando le persone arrivavano a tavola e arrivava un pezzo importante da mangiare, ognuno tirava fuori il suo coltello, si tagliava le cose e casomai offriva al signore, che invece non portava il coltello, perché la violenza e la parte, diciamo, di lotta è culturalmente specifica del sesso maschile, e lo tagliavano per la signora. In realtà sappiamo che esistevano anche dei coltelli da donna, ed erano chiamati, a un certo punto diventano molto famosi, sono di solito a serramanico, sono chiamati i coltelli dell'amore, perché diventavano un regalo di fidanzato. Per cui immaginate, se voi avete un fidanzato e una fidanzata, anziché fare, non so, cioccolatini, fiori, un DVD, un libro, non so che cosa potete regalare, avreste potuto una volta prendere un bel coltello a serramanico fatto bene, carino. E poi sulla lama si faceva incidere una frase d'amore. Ti amo tanto, sei la mia colomba. E veniva scambiato quindi.
E di solito appunto alle donne venivano dati quelli un pochino più piccoli, ma abbastanza importanti, ma tutti molto belli e ricamati. E le donne appunto li tenevano addosso, ma non si sa, segretamente. Ufficialmente non li avevano, però sappiamo che esistevano, invece c'era questo uso comune e ci sono dei musei che hanno, erano proprio degli oggetti un po' segreti, che però ce li hanno conservati. Comunque questo discorso per dire che il coltello sulla tavola non c'era. Quindi a questo punto ci troviamo con una tavola in cui c'è il cucchiaio se serve, il coltello se gli uomini ce l'avevano, e le forchette non c'erano, la forchetta non esisteva. Di questa sequenza che noi vediamo, delle tre posate che noi usiamo normalmente, la forchetta è l'ultima ad apparire. Perché sostanzialmente, se ci pensate, la forchetta serve a poco. E allora, il cucchiaio è evidente, è per il liquido. Il coltello, anche quello è abbastanza evidente, un pezzo grosso, non è facile da strappare, cioè se è duro lo strappo con le mani, il coltello mi aiuta a tagliarlo. Ma la forchetta in effetti che uso ha? Proprio tecnico. Non è che ha un grande uso se ci pensate, la forchetta serve per prendere una cosa, infilarla in un piatto e portarsela alla bocca. Quindi non è che è una cosa che cambia il sistema di mangiare. Il vantaggio, diciamo, della forchetta, che cos'è? Che non ci sporchiamo le mani, non tocchiamo il cibo direttamente. Allora, c'è una famosa storia che è raccontata da Elias e poi da molti altri sulla storia della prima forchetta. Sembra che intorno all'anno 1000 questa principessa bizantina, in un bellissimo matrimonio a Venezia, con tutte, quindi immaginiamo un matrimonio dell'epoca, con tutte le bandite ben di Dio, cominciando a mangiare, tutti si servono sempre graziosamente con le mani e così via, lei tira fuori un piccolo, da un astuccino, un piccolo attrezzo, nessuno capisce bene cos'è, qualcosa tipo il terzo strumento che vediamo nella nostra immagine, con una, diciamo, un manico, due punte d'oro. E questa principessa cosa fa? Tira fuori questo attrezzino, prende un pezzo di cibo dal piatto e se lo porta a bocca. E tutti restano stupefatti, dicendo: ma cosa sta facendo? Che problema c'è? Le dà fastidio toccare il cibo. E poi, oltretutto, le cronache, i cronisti furono molto colpiti da questa cosa, dicevano anche, e poi è una cosa pericolosa. Questa cosa con le due punte, oltretutto, se viene infilata male, uno non prende bene la bocca, lui si fa anche male. Ci può fare ridere, ma avete mai visto come mangia un bambino quando usa le forchette la prima volta? Perché devi uscire in mano subito le forchette e il coltello? Perché possono andare dappertutto. Sembra una cosa molto stupida, ma pensate quanto siamo abituati noi, per esempio, anche a coordinarci per prendere quella forchetta che è vero, da puntita, teoricamente uno si potrebbe fare male. Invece noi siamo talmente abituati e così addestrati a fare questo movimento che ci sembra più naturale del mondo. Quando invece fu visto fare per la prima volta, destò scandalo. Non si capiva a cosa servisse, si vedeva come una cosa pericolosa, al punto che quando dopo circa un mese questa principessa si ammalò, si disse che era il castigo di Dio per aver voluto essere così eccentrica rovinando il matrimonio. Ora, se noi dovessimo pensare di andare a un pranzo un po' importante e devo usare più la forchetta, diciamo che faremo noi una figuraccia al posto di quella che ha fatto la principessa, perché sarebbe visto come un grande esempio di inciviltà. Come? Prende le cose con le mani e non usa la forchetta. Allora la domanda è: ma com'è che abbiamo fatto tutto questo passaggio? Che da un modo, diciamo, funzionale di usare queste posate siamo passati a un modo in cui siamo diventati tutti formalisti, forchetta, cucchiaio, coltello. Elias ha raccontato questa interessante storia dicendo che in fondo questo è l'esempio di come la modernità,
soprattutto attraverso le corti, ci ha addestrato ad essere, diciamo così, civili. E per civili che cosa intendiamo? Per civili intendiamo persone che hanno un forte autocontrollo sul proprio corpo, che non si lasciano più andare a pulsioni, per cui noi tante cose che hanno a che fare col fisico le nascondiamo, non le facciamo in pubblico, cosa che una volta si faceva, e nessuno trovava niente da dire perché era una cosa naturale. E anzi, creiamo una specie di barriera invisibile tra il nostro corpo e tutto il resto. Il corpo deve essere sempre controllato, rigoroso, pulito, non deve mai sporcarsi, non deve toccare cose che contaminano, quindi non si toccano più cose sporche, non si tocca il cibo, non si tocca il cibo degli altri. Ed ecco che allora tutto deve essere mediato attraverso strumenti, attrezzi che permettano questa forma di civiltà. Quindi, forchette assolutamente, perché non si può più toccare il cibo con le mani. Se voi andate a casa stasera, saltate sul piatto e lo prendete con le mani, io non so, i vostri genitori che pranzano con voi, che cosa dicono? Che cosa è successo? Siamo tornati regrediti ai tempi della bestialità, o quasi, perché per noi praticamente questo è il totale atto di civiltà. Civiltà vuol dire essere così diligenti, attrezzati e controllati da non toccare nulla. Quindi usare forchette, usare il cucchiaio e usare coltelli, che non sono più però tanto i coltelli che vediamo nell'immagine, i coltelli da difesa. Se voi guardate, lo sapete bene, ma stasera mangiando ho fatto uno studio ulteriore delle vostre posate, il coltello che avrete davanti non è così. Intanto, se voi ci fate caso, il coltello da tavola non ha la punta, ha una punta arrotondata. E poi a rigore non è taglientissimo, va bene per mangiare, ma se voi usate quelli per esempio per cucinare fate fatica perché taglia poco, e appositamente taglia poco. Perché c'è stata un'evoluzione per cui si è detto, va bene, dobbiamo allora fare questo discorso di civiltà, non toccare nulla, tagliare a tavola, però non possiamo usare il coltello da difesa, il coltello come arma che resta fuori, dobbiamo usare un coltello speciale che non funziona tanto bene da arma, quindi via la punta e via la lama molto tagliente. Se voi fate la prova e mettete vicino il coltello da cucina e il coltello da tavola, vedete direttamente ancora ai giorni nostri la differenza che c'è. Col cenno di allora, diciamo, l'idea era quella. Col coltello da difesa si ammassa qualcuno a tavola se si litiga, con questo coltello è molto più difficile, all'inizio si dà una piccola ferita. Quindi è una questione di sicurezza. Le bacchette che voi vedete nell'immagine le abbiamo messe dentro perché ci raccontano l'evoluzione estrema di questo pensiero. Se bisogna lasciare fuori dalla tavola come momento conviviale tutto ciò che è pericoloso, le lame, coltelli, magari katane o altre forme di armi, allora la cosa ideale è addirittura passare dei bastoncini, di legno o non di legno, che eliminano completamente questo problema della sicurezza. Poi ci sarà un'evoluzione legata anche alla diffusione del buddismo, so che voi studiate spesso queste cose, anche sul fatto che così non si aggredisce, diciamo, il cibo, ma diventa una forma più soft di usarlo. Ma sappiamo che questa invenzione che viene sviluppata in Cina parte in realtà con una preoccupazione legata alla sicurezza. Quindi se in Europa, nel mondo occidentale, si arriva al coltello che taglia poco, diciamo, in Oriente sono ancora più radicali nella soluzione. Non c'è niente a tavola con cui si può fare del danno. Allora, questa storia ci ha parlato io un po' di tempo, però è un po' che stiamo parlando del mangiare, non abbiamo ancora detto nulla su che cosa mangiamo, no? Però abbiamo già spiegato in fondo che, se torniamo all'immagine di prima, già l'idea del mangiare, di come si mangia, comunica dei significati culturali fortissimi. Quindi già una persona che si siede a questa tavola, tovaglia bianca intanto,
che per noi è un simbolo di pulizia, di igiene, ma anche di ricchezza, perché se ci pensate, con una tovaglia bianca ogni macchia si vede, come sa chi ha preparato qualche pranzo. Non si può usare due volte, di fatto, dovete lavarla per forza. Perché non usare una bella tovaglia rossa, che si sversa un po' di vino, nessuno lo vede? Sarebbe più logico, in fondo. No, non si può. Il buon tono impone che a un pranzo importante la tovaglia sia rigorosamente bianca. Pranzi tipo matrimoni, queste cose. Perché il bianco, in fondo, dà anche l'idea della ricchezza. Siete persone che vi potete permettere di usare una tovaglia nuova di pranzo. E per questi era molto importante fare anche questa considerazione. Quindi allora, queste persone che ci siedono, tovaglia bianca, hanno tutte le posate che quindi hanno tutta una storia complicata, non solo, ma hanno ciascuna, e anche qui noi siamo uguali, un piatto proprio e un bicchiere, anzi due bicchieri magari, propri. E anche qui è lo stesso ragionamento, se voi guardate. Avete presente anche i film in cui si vedono delle ricostruzioni di tavolate vecchie e così via? Una delle cose più tipiche era la coppa di vino o di qualcos'altro che passava il segno di amicizia attraverso tutti. Da sempre si era usato così. Bere insieme era il segno di fraternità. Che problema c'era a bere nella stessa coppa? Non solo, se proprio casomai c'era qualche ospite importantissimo, arrivava un nobile, un re e così via, quello aveva la sua personale, magari d'oro e tempestata di pietre, cosa molto comune, o d'argento quantomeno, e se la teneva lui personalmente, perché lui era un rango tale che non poteva abbassarsi alla fraternità degli altri. Ma altrimenti sarebbe stato considerato un segno molto negativo se voi non bevevate insieme agli altri. Abbiamo ancora una vecchia, vago ricordo implicito di questo uso, se ci pensate, quando noi facciamo un brindisi insieme. Noi ormai siamo abituati a bere ognuno col suo bicchiere, esattamente per lo stesso problema delle posate, ognuno è suo, ognuno controllato, niente liquidi che si mischiano, per carità, sarebbe disdicevole. Allora, ognuno ha il suo bicchiere, ma se voi vi scommetto che fate tutti un brindisi classico, avete magari un calice, e che cosa si fa nel brindisi classico? Si mettono per un istante i bicchieri insieme. E è vero che in un certo senso il liquido travasa, ma soprattutto, idealmente, per un istante solo, è come se si riformasse quell'unica coppa da cui tutti insieme bevono. Quindi è un vago ricordo ancestrale che spiega il perché noi facciamo questo atto col brindisi. Perché non diciamo bene, salute e lo beviamo. Brindisi classico invece dobbiamo unire i bicchieri. Questa unione di bicchieri ci ricorda questo uso molto più antico. Bisogna bere insieme perché siamo in fondo uguali, siamo fratelli nel momento in cui mangiamo la stessa tavola. La tavola moderna dei nobili, la tavola che viene sviluppata e così, soprattutto nelle corti rinascimentali, poi a Versailles, è invece una tavola in cui il cortigiano, ce l'immaginiamo tutto bello, elegante, vestito bene, tutto raffinatino, si siede alla tavola, quindi tavola bianca, lui tutto elegante, non tocca niente, usa le posate con molta grazia, beve dei bicchieri, conversa gradevolmente. Questo è diventato a un certo punto l'ideale di non solo di bella tavola, ma l'ideale dell'essere civile. Conoscete i proverbi tipo mangia come parli, queste cose? Ci dicono che attraverso il modo in cui uno mangia si vede chi in fondo chi uno è. E per molti la cosa che vi faccio notare è che noi e voi stessi, tutti noi, in realtà stiamo mangiando come mangiavano i nobili. Anche se statisticamente noi non discendiamo dei nobili perché cifre alla mano discendiamo dei contadini, in realtà noi abbiamo mutuato tutte le forme che ha inventato l'aristocrazia alla corte. Quindi il mangiare come una specie di
cerimoniale in cui ci sono delle regole molto precise da seguire. A noi sembra ridicolo, ma vi dico, fate se volete un esperimento stasera a casa e provate a infrangere consapevolmente alcune di queste regole. Non stiamo parlando di fare dei banchetti reali, ma una cena normale. Cominciate col prendere qualcosa con le mani, e vedete l'impressione, poi andate a bere l'acqua del vostro fianco, tanto bevete un po' d'acqua, non fate niente di male, vediamo che cosa ne pensa lui del fatto che avete usato il suo bicchiere. Poi, non so, con il coltello, non so, lo infilzate come se fosse un'arma di attacco e andate avanti. Quindi, cose banali? Ma forse no, se sono regole, guardate la reazione. Poi dopo riparliamo del fatto che siano cose banali o meno. Se vi va bene, oltre a sentire qualche parola, che ovviamente a lezione non possiamo neanche riferire, ma sicuramente potreste fare la figura delle persone che tanto civili non sono. Eppure in fondo cosa fate? Bevete un po' d'acqua, avete toccato l'acqua, non avete fatto male a nessuno, non avete né rubato né fatto nulla, ma avete in fondo infranto delle regole che sono considerate, sono diventate quasi una delle basi della civilizzazione moderna. Provate per credere, fate l'esperimento e poi se volete mi scrivete anche un video e mi raccontate come è andata a finire, perché sono molto interessanti. E soprattutto ci fanno anche capire come noi abbiamo interiorizzato delle regole così tanto che non ce ne accorgiamo neanche più. È normale mangiare così. Invece no. È una costruzione che si è creata nel tempo e che ha un preciso significato. Allora, andiamo avanti. Abbiamo visto le posate. Vediamo rapidamente che cosa mangiamo. Allora, mangiavano delle cose incredibili. Vi dico che io ho fatto un po' di studio e ho raccolto questi menù. Vabbè, questo è addirittura un menù reale, ma è un menù reale di una cena di tutti i giorni. Perché se andate a prendere quelli dei banchetti ufficiali, tranquillamente arrivate a 30-40 portate. Ma se voi eravate una famiglia o reale o nobile e dicevate, ma oggi vorrei stare un po' leggero, prepari qualcosa così, ma non tanto. E allora cosa, per esempio, si partiva col consommé, perché la vecchia regola diceva che bisognava partire con qualcosa di liquido, quindi il consommé, il minestra e così via. Poi si prendevano delle, qui li chiamo sandwich alla russa e poi delle tartine della duchessa, quindi diciamo quello che noi chiameremo antipasto lo mangiavano dopo la minestra, perché questo era l'uso antico. Bisognava partire col liquido, perché si diceva che preparava lo stomaco. Poi si mangiava una serie di antipasti molto ricchi. Dopodiché abbiamo un salmone del Reno per cominciare un pochino a aprirci e a mangiare qualcosa. Dopodiché abbiamo del prosciutto in gelatina, se proprio il salmone qualcosa ci vuole. Poi abbiamo una... Allora, questo qui letteralmente sarebbe un gran pezzo di sirena. Escludo che si trattasse di una bellissima ragazza portata sul piatto. Ecco, abbiamo visto come l'aspetto coreografico e quasi scenografico del cibo era importante. I cuochi, non diversamente da oggi, amavano fare anche queste piccole sorprese. Per cui loro preparavano dei piatti a sorpresa, da che non si capivano bene da che cos'erano. Questo qui potrebbe essere, secondo me, stato un pasticcio di qualcosa fatto magari con la forma di sirena in gelatina e tutto addobbato, per cui lo portavano a tavola e facevano una bellissima scena. Comunque, finalmente arriviamo al piatto principale, che era praticamente sempre un arrosto. In questo caso cosa si sono mangiati? Si mangiavano uno, perché prima era al piatto principale, chiaramente uno stando leggero ancora fame, e quindi mangia del patè di foie gras e di fagiano. Patè sono tartufato peraltro. Ecco, finalmente arriviamo al piatto principale, come dicevamo, che è un arrosto di manzo, di bue, e insieme a poulard, quindi insieme per esempio alle poulard erano queste, diciamo, galline giovani, quindi era una specialità. Quindi l'arrosto era sia di manzo
che gallina, giusto che uno avesse la sua scelta. Dopo questo pranzo leggero finalmente arrivava un gelato stalle, un dolce stalle al maraschino e alla fine tutta una serie di pasticceria che veniva servita per finire. I vini Capri Bianco per la parte che noi potremmo chiamare la prima parte del pasto, il Gattinara per la parte delle carni e poi ovviamente si finiva con le champagne. Questo era uno dei pasti semplici. Noi probabilmente non so quanto dureremmo, se potessimo, ammesso di voler mangiare così tanto, probabilmente in un mese andremo in ospedale. C'è da dire una cosa, che non è che non si ammalassero anche loro. E sapete che c'erano delle malattie legate proprio al fatto che si consumavano tanto certi alimenti. La malattia più famosa per queste cose era la gotta. La gotta è proprio data quando voi mangiate, ad esempio, tanta carne e così via, c'è una ritenzione di acidi urici, il corpo non riesce a smaltire tutta questa roba. E ci si ammalava di queste cose. Se poi voi andate a fare, quando avete voglia, molti di voi studiano anche storia dell'arte, in giro nei musei, e guardate, anziché la tecnica che è importantissima, ma guardate il fisico delle persone che sono ritratte, vedrete che a spanne, al di là del diverso ideale di bellezza, in realtà molte persone altolocate erano piuttosto robuste. E questa robustezza non era un caso, ma era dovuto proprio alla quantità di cibo che veniva mangiato. E come sapete questo portava, è portato per molto tempo, ad avere un ideale di bellezza per cui non solo chi era robusto, ma proprio chi era grasso piaceva. Grassezza fa bellezza, era un proverbio tipico. Perché chi più mangiava, vorrebbe dire che era una persona ricca, una persona che stava bene. Per gli uomini in particolar modo, l'essere alti, l'essere molto robusti, era l'indice di essere anche autorevoli. Era una persona di potere. Guardate, trovate proprio una volta che vi capita in un museo andare a vedere i ritratti dei re, guardate quanti sono veramente un po' lenti, diciamo. E per le donne la stessa cosa, le donne erano molto apprezzate perché c'era questa anche grassezza, dava un'idea di forte sensualità, femminilità, e le donne di questo tipo erano molto più apprezzate di quelle madri, che dicevano poco di niente, ma uno stecchino qua. Pensate poi come le cose cambieranno, ma in realtà per secoli questo è andato avanti. Quindi nel nostro inconscio e in realtà in molte altre culture che voi state studiando, in realtà questa idea del legame tra il grasso e la bellezza è ancora molto forte, quindi non è una cosa stranissima. Abbiamo parlato tanto di mangiare che adesso ci mettiamo un po' a dieta perché dobbiamo parlare rapidamente di quello che mangiavano i contadini. Allora, sostanzialmente tutto quello che ho detto fino adesso basta, ci mettiamo una pietra sopra perché i contadini sostanzialmente facevano esattamente quasi l'opposto. Che cosa facevano? Intanto naturalmente si vede da queste immagini molto spesso non mangiavano a tavola, ma mangiavano, come forse facciamo spesso anche noi, potremmo dire sul posto di lavoro. Se erano sul campo a lavorare, la cascina era lontana, non è che tornavano a casa, mangiavano lì. E cosa mangiavano? Nell'immagine qui c'è un contadino che mangia una scodella e col cucchiaio mangia qualcosa. Il bambino che è in piedi non si capisce neanche che cos'è in mano. C'è anche l'asino che mangia. Era il momento di mangiare per tutti e della pausa. Quasi sicuramente potremmo dire che questo contadino sta mangiando una minestra che è fatta bollendo, facendo bollire dell'acqua, mettendo dentro qualche verdura. Probabilmente questa verdura o legumi magari se li ha coltivati da solo, non è neanche andato a prendere. E quindi mangia una verdura, una minestra solo vegetale. La carne i contadini non la mangiano, la carne costa troppo, tutta la carne costa troppo, tanto che veniva comprata ogni tanto quando uno stava male.
e veniva fatta di solito bollita così, ma solo in queste occasioni. Altrimenti cosa mangiamo? Abbiamo parlato prima, la minestra andava bene perché con un po' d'acqua qualunque cosa buttava dentro qualcosa usciva. L'alternativa, abbiamo sentito, era la polenta, per esempio, il mais. Oppure per le zone più meridionali anche non usate le castagne. I più fortunati da un punto di vista alimentare in realtà proprio le regioni del sud, perché anche con un piccolissimo pezzo di terra sarebbe stato possibile avere per esempio della frutta e della verdura buona, oltretutto. Ma quelli messi malissimo erano invece i contadini che stavano verso le montagne, le Alpi e anche gli Appennini, perché lì la terra da poco. E quindi che cosa si fa? Si prendono quei due legumi oppure si compra. Qui c'è un'immagine di una contadina che ha fatto il pane. Si compra il pane, che però spesso non è il pane che mangiano i ricchi. Pane ricco, pane bianco. Noi oggi prendiamo il pane dal panettiere e in linea di massima è tutto di farina bianca. Quindi farina non più integrale. Anzi, adesso ho visto che il pane integrale, quindi fatto con una farina che non viene pulita, costa addirittura di più, che è una pazzia. Questi contadini si rivolteranno nella tomba a pensare a una cosa simile. Loro che lo avrebbero desiderato il pane bianco, integrale, soffice, via, e invece si dovevano mangiare quello che c'era. In molti casi, però, dicevamo, il frumento costa caro. E allora i contadini devono ripiegare sul mais. Il mais rispetto al frumento, che sapete che il mais arriva dall'America, ha di buono che rende molto di più. Quindi lo stesso campo, se lo coltivate a frumento, ha una certa resa. Se invece ci mettete fate venire su delle pannocchie di grano turco, ha una resa molto più elevata. Non solo, il frumento, avete presente, no, il campo di frumento, no? Quando sono maturi, le spighe magari arrivano a un'altezza, non so, di un metro anche, e sono solo in cima i grani. Il frumento è molto delicato. E succede che se per esempio viene tempo molto brutto prima che maturi, magari la spiga si piega prima che sia maturata, va in terra e i grani vanno perduti. Il peggio era la grandine. La grandine spezzava letteralmente le cime delle spighe. Per i contadini voleva dire la carestia, voleva dire la fame per quell'anno, perché non avevano più raccolto da vendere, e loro vendevano il frumento e compravano magari mais o altre verdure. Quindi il problema del frumento, che speriamo che non succeda niente, per carità, che non venga la grandine e così via, è un problema drammatico per i contadini. Se voi invece pensate a un campo dove ci sono le pannocchie, intanto la pianta è molto più alta e robusta, non so se l'avete presente, e poi le pannocchie sono più forti, sono anche coperte da delle foglie, insomma è molto più difficile che vengano rovinate, anche se ci fosse tempo molto brutto. Il vento non ha la forza di abbattere queste piante. Quindi al 90% il raccolto magari ha qualche danno, ma si salva. Quindi a un certo punto l'idea è che il mais forse risolveva il problema dei contadini. C'era un piccolo problema, che in molte zone d'Italia, forse voi conoscerete anche qualcuno, se avete qualche amico, parente molto anziano, potete andargli a chiedere se mangiava polenta e quanta ne mangiava. Se trovate le persone che si ricordano i tempi veramente pesanti, vi racconteranno che per molti di loro non solo la mangiavano e la gustavano, ma era il piatto principale, se non unico. Ci sono molte zone in cui la gente mangiava solo polenta. Ogni tanto poteva aggiungere un po' di latte, ogni tanto poteva mettere qualcos'altro, ma la polenta, che costava di meno e così via, era il piatto unico. C'era un piccolo problema però, che a un certo punto ci si accorse che i contadini che mangiavano tutta questa polenta si ammalavano. Si ammalavano di questa malattia terribile,
che per molti decenni ha mietuto tante vittime in Italia, e non solo, che era la pellagra. Se avete letto un po' di storia saprete che ci sono state le campagne, gli studi contro la pellagra, era veramente una piaga tremenda. Tra l'altro è una malattia molto spiacevole perché si chiama pelle agra, fa venire proprio delle piaghe, non entro nei particolari, ma insomma fa venire le piaghe, crea delle forme sostanzialmente di demenza, no? Per cui la gente impazzisce e dopo alcuni anni muore, purtroppo non c'è una cura effettiva. Quindi, come mai si ammalavano? Boh, mangiavano solo mais, e forse mais avariato, e si ammalavano. Peccato però che saprete tutti, visto che avete sicuramente qui studiate molto bene in inglese, magari anche in inglese americano, che mais ci arriva dal Messico. Ci arriva dal Messico e già in mare, ma tutta la parte del Centro America, la parte che più o meno corrisponde oggi al Messico, è la zona di origine delle piccole pannocchie di mais, e gli aztechi, la popolazione prima di loro, mangiavano quasi la stessa roba che i contadini nostri, solo mais. Naturalmente loro lo mangiavano in una maniera diversa. Voi andate al ristorante messicano, avete presente le tortillas, tamales, tutte queste cose, no? Tortillas cotte arrosto, diciamo i tamales sono più messi, ma poi ci sono tante variazioni, ma in sostanza il contadino povero azteco, i contadini sono sempre messi male purtroppo, si mangiava la stessa roba, solo mais, però non si ammalavano. L'incidenza della pellagra in Messico era quasi nulla. Allora, che cosa diavolo succedeva? Perché quelli mangiavano solo mais e stavano bene? Prima non era solo in spagnolo, cioè, diciamo che stavano bene. E invece i contadini europei, perché questo non riguarda solo l'Italia, che mangiavano pure loro solo mais, si ammalavano in maniera così drammatica? Non si capì. Per molto tempo si studiarono tutte le possibili cause. Qualcuno diceva che magari c'erano delle partite di mais andate a male, o forse i contadini non conservavano bene il mais e si ammuffiva, c'erano dei batteri, non so neanche cos'erano, diciamo noi. E quindi poi c'era del mais contagiato e loro lo mangiavano, ma nessuno. Bisogna arrivare al Novecento inoltrato, finché un studioso, un medico americano, trova la risposta. E la risposta è una cosa veramente curiosa. Allora, il grano del mais, il mais in se stesso, è un alimento, insomma, relativamente completo. Comprende anche, per esempio, delle vitamine di cui abbiamo bisogno. E sapete che il nostro corpo non riesce a produrre tutto quello di cui ha bisogno, non riesce a produrre sale, non riesce a produrre molte vitamine, tra cui in particolare la niacina, diciamo le vitamine C e così via, per cui abbiamo bisogno di mangiare certe cose che le contengano. Allora, in realtà il mais contiene queste cose, però in una maniera tale che il nostro corpo non le può assorbire. Allora, che cosa succede? Che i nostri contadini, poveretti, prendevano il mais, magari lo macinavano per farci la polenta, lo cuocevano e tutto. Dopo aver mangiato un bel po' di polenta si sentivano sazi, oh, ho mangiato bene oggi, così diverso da ieri e l'altro ieri, però oggi sto bene. Però gli mancavano alcuni componenti fondamentali e la lunga si ammalava. E i messicani, gli aztechi di allora? Gli aztechi invece, ma questa loro usanza era molto bella, avevano un modo diverso di preparare il mais. Allora, loro prendevano la pannocchia matura. Sapete che bella dura, sono bella consistente. Allora, per fare anche in fretta, o forse la cultura popolare, non si sa bene perché, loro la mettevano a bagno la sera e avevano scoperto che aggiungendo un po' di calce, sapete che la calce ha questo effetto molto corrosivo, quindi mettevano un pochino di calce nell'acqua e le lasciavano lì a bagno la notte. La mattina dopo arrivavano, la pannocchia era diventata bella morbida, si sgranava così proprio. Arrivavano giù tutti i grani perfetti, allora loro poi li pestavano con un pestello nel lavoro delle nonne, la mettevano sulle foglie, alcune foglie rotonde che avevano, la mettevano ben schiacciata ed ecco pronta la tortilla.
si cuoceva in un attimo ed erano perfette, si conservavano anche lì. Però che cosa era successo? Che nel bagno di acqua alcalina, sostanzialmente con la calce, i composti componenti della niacina si scendevano in una maniera tale che il corpo umano li poteva assorbire. E quindi la loro tortillas conteneva un mais con una vitamina C, cioè niacina e triptofano in particolare, che loro potevano assorbire. Ed era quindi un alimento completo. Ecco perché loro potevano mangiare solo questo e stavano bene, e i nostri contadini invece si ammalavano. Purtroppo questo verrà scoperto molto dopo, ci saranno milioni di contadini morti, ma per come curiosità posso dirvi che uno studioso americano, un medico, ha, studiando proprio i malati di pellagra, ha potuto osservare che hanno dei sintomi molto particolari. Abbiamo detto che hanno questa pelle che si rovina, e diventano ipersensibili alla luce solare, quindi, no? Quindi si nascondono dalla luce, cioè come starà l'ombra e così via. Diventano molto aggressivi, diventano gli occhi rossi, perdono la bava, hanno degli scopi di aggressività incontrollata, e sappiamo che secoli fa questi contadini venivano allontanati dal villaggio, se ne andavano loro stessi, perché sennò gli altri potevano prendere qualche problema. E allora questo medico ha notato, ma stiamo un po' a vedere, questi sintomi sono esattamente i sintomi, questi dei pellagrosi, che vengono attribuiti niente meno che ai vampiri. Bram Stoker, quando scrive Dracula, noi sappiamo che si ispira a delle leggende folcloriche del 600 almeno, che sono quasi sicuramente ispirate a loro volta dalle vicende di questi poveri pellagrosi che scappavano a volte dai villaggi, si nascondevano, non potevano sopportare la luce solare, non riuscivano più a mangiare ed erano caratterizzati da questa estrema aggressività e pazzia. E poi morivano. Quindi forse una storia letteraria molto bella e interessante ci dice che in fondo i vampiri esistono, sono esistiti. Purtroppo, ed erano persone malate. Ma nella fantasia questa malattia è stata trasfigurata come l'essere qualcos'altro, diventare qualcos'altro, anche qui per il sangue, ma il pallore mortale, è esattamente la sintomatologia dei chiamalotti. Quindi il cibo ci racconta anche molte altre storie di altro tipo. Allora, andiamo avanti perché sennò non arriviamo più ai nostri giorni, ma facciamo più fretta. Fin qui tutto chiaro, c'è qualche domanda, o magari rimandiamo dopo. Allora, solo due cose. Non ci meraviglia vedere a questo punto che in questa tabella del cibo delle famiglie povere, divisa per regione, praticamente tutte le famiglie del centro-nord mangiano polenta, salvo le regioni invece del sud che hanno una dieta più mista e più ricca. Pochissimi mangiano la carne e ecco, c'è cioè la penultima colonna che vi leggo solo. Ci sono 30%, 40% a seconda delle regioni di famiglie così povere che in un anno possono bere esclusivamente acqua. Non possono bere né vino, né vinello, che era quello che valeva ancora di meno, né birra né acqua. Quindi la verità è che parlando delle famiglie italiane c'era una storia di grande povertà, che però abbiamo detto non era divisa così rigidamente secondo gli schemi che noi spesso abbiamo, nord, sud. Queste sono anche delle immaginazioni anche politiche che sono venute dopo. In realtà dobbiamo immaginarci più una cosa a macchia di leopardo. Dentro la Lombardia, che ufficialmente sulla carta è la regione più ricca, è la regione che ha avuto il massimo numero di morti per pellagra. Quindi cosa voleva dire? Vuol dire che c'era Milano ricchissima e poi il nord della Brianza, delle Alpi, in cui morivano quasi, non morivano di fame, ma diciamo avevano una malnutrizione tale che li poteva portare di fatto alla fame. Così le famiglie ricche, al contrario,
Sono questi qui sì che hanno una dieta mediterranea, mangiano tutti il pane di frumento, quello più buono. Non mangiano polenta, mangiano abbondante carne bovina e bevono il vino. Cioè, tutte le regioni bevono il vino. Usano l'olio d'oliva. Allora forse la prima conclusione che potremmo trarre è che la dieta mediterranea si è sviluppata veramente tra le fasce più ricche della popolazione ed è potuta scendere solo lentamente. Due parole anche su quelli che vivevano in città. Questa è una locanda di un tempo. In città più o meno funzionava come per i contadini, con la differenza che sì, sulla carta loro guadagnavano di più perché avevano uno stipendio. Nella realtà loro non potevano, per esempio, avere un piccolo pezzettino, piccolo, dove coltivare qualcosa. Come capiterà anche a voi, noi dobbiamo comprare tutto. Quindi alla fine non è che stiamo molto meglio. La cosa interessante da notare è che nelle città si sviluppa un cibo di strada. Noi pensiamo che adesso sia la nostra scoperta, che bello il cibo di strada nuovo. In realtà il cibo di strada nelle città è sempre esistito e uno di questi è un cibo che non avete mai sentito nominare, immagino, che si chiama pizza e che era stato creato perché si facevano queste specie di grandi pizze, cioè esistevano solo grandi, venivano divise a fette. E poi c'era di solito un ragazzo, immaginiamocelo a Napoli, che si portava in questo vassoio, correva in giro per le strade gridando pronta la pizza, in napoletano più stretto, non sono capace purtroppo di farlo così bene, costa un soldo, costa due soldi. E la gente le comprava perché gli costava meno mangiare la pizza per strada che farsi da mangiare a casa. Perché farsi da mangiare a casa vuol dire andare in un negozio, comprare qualcosa e a volte non c'erano neanche quei due soldi per fare la spesa. Quindi il cibo per strada in realtà nelle nostre città nasce prestissimo, ma davvero nasce come cibo super povero. I ricchi prevenivano mangiare a casa mangiavano meglio. E naturalmente era anche il regno, in questo caso, dei venditori ambulanti. Qui ce ne abbiamo uno, ma un po' dappertutto c'erano, che vendevano cose già pronte. C'erano le pannocchie già cotte, e ce ne sono quelli molto famosi che vendevano la pasta già cotta. Anche la pasta aveva un certo costo. E allora a Napoli c'erano queste specie di baracchini mobili, che sono veramente gli antenati di quelli che vediamo noi, in cui c'era una grande vasca con l'acqua che bolliva sempre. A fianco c'era una grande padella in cui c'era, diciamo, il sugo. Era un sugo che era famoso per essere piccantissimo. Una cosa a cui loro erano abituati a mangiare così piccante, dicevano anche loro che era veramente piccante. C'era un motivo. E allora loro si facevano dare un po' di pasta e se aspettavano quella che arrivava al fondo costava di meno quella rotta, molti facevano così, aspettavano, si facevano dare un rotolo di carta di giornale, un cono, allora gli mettevano un po' di pasta. Si voleva quella del fondo risparmiava e poi un pizzico di questa salsa al pomodoro incredibilmente piccante e quello era un pasto, un fior di pasto che soddisfaceva per il gusto e per la quantità. Qui, nel periodo fascista, diciamo, si continua più o meno con questo stile, con la differenza e l'aggravante che si punta sul cibo italiano, che è buono, ma a volte può avere il difetto di costare di più. Stiamo parlando sempre di persone molto povere e che quindi a volte preferirebbero mangiare, insomma, quello che costa meno. Questa è una campagna famosa a favore del riso, perché il problema della pasta in Italia è che non c'era abbastanza produzione di frumento. Quindi si era costretti a importarla. In compenso c'era molta produzione di riso. Però voi sapete che il riso non si mangia dappertutto tradizionalmente. Ecco, a Milano, lo sapete, c'è il risotto alla milanese. Poi non so, quali altre regioni sono tipiche per il riso che mi viene in mente?
c'è qualcuno che viene da Veneto? Sì, direi che il Veneto è un altro buon posto. Poi c'è il posto delle risaie per eccellenza, che è il Piemonte. Quindi diciamo, in realtà la faccia del riso è quella. Il fascismo tenta di venderlo anche al sud, con quali risultati? Assolutamente zero. Nessuno lo mangia, lo trova schifoso, una roba con fronte alla pasta dobbiamo mettere, e alla lunga risulterà che vince questa seconda idea. Tant'è vero che noi oggi passiamo per il paese della pasta, non tanto per il riso. Comunque, passiamo ecco, a questo. Quando è che cambiano le cose in Italia? Nel secondo dopoguerra, col miracolo economico. Negli anni 60 succedono tante cose, ma noi ne ricordiamo due. Gli italiani cominciano a fare un po' di soldi, era uno. Si spostano dalle campagne alle città, le fabbriche crescono al nord, si prende un salario che finalmente è decente, si mette su magari una casetta in un nuovo posto e si può avere un pasto più decente. Non solo, a favorire questa trasformazione arrivano gli elettrodomestici domestici, che abbiamo il frigorifero. Io scommetto che se voi pensate, andate a chiedere a qualcuno un miracolo economico in Italia nel 50-60, cosa c'è, e qualcuno qua anche in prima fila ce lo potrà dire, c'è la 500, ci sono le macchine, no? Una grande novità. Prima c'era stata le moto, insomma. In realtà, un altro pezzo di questa rivoluzione tecnologica avviene nelle case col frigorifero, che a noi sembra una banalità, però vi invito anche in questo caso, tornando a casa stasera, guardate il vostro frigorifero, perché il frigorifero vi ha cambiato la vita. Intanto, grazie al frigorifero non si buttano via più gli avanzi, possono durare molto di più. Ma soprattutto si possono prendere anche un sacco di cose fresche. Il famoso pesce che prima va mangiato in giornata, adesso nel frigo, qualche giorno non dura. Non parliamo dell'invenzione dei surgelati, che mi permettono di avere pesce adesso finché voglio, e verdura fresca. C'è una cosa che dovete farvi notare, che una volta la dieta di... Ricordate il menù che abbiamo visto prima? Se ci pensate, sono praticamente tutte cose cotte. L'arrosto, il consomme, il salmone freddo, ma comunque cotto. Provate a pensare adesso un attimo, in una settimana, quante cose voi mangiate cotte e quante cose voi mangiate crude o fresche. Non è un conto facile da fare, però voglio dire, verdura, frutta, latte, yogurt, quanta roba fresca mangiare, è tanto. Non parliamo del fatto poi di mangiare anche adesso degli alimenti crudi e così via. Una volta era tutto cotto. E allora succede che in questo periodo abbiamo una specie di riequilibrio del cibo, mentre prima era tutto cotto, le vostre nonne o bisnonne mangiavano tutto cotto, oggi noi l'abbiamo riequilibrato verso il freddo. Per cui noi mangiamo un misto, c'è della roba cotta, ma mangiamo molto freddo, molto crudo. E l'altra novità importante è che arriva l'industria del cibo, ciò che molte altre conversazioni poi ne parleranno, ma l'altra novità è che non dobbiamo più solo aspettare il contadino, prepararci le cose da cuocere. C'è un'industria che cresce e che ci offre dei prodotti pronti o quasi pronti. Quello più classico è stato, in questo caso abbiamo la carne sinistra. Vi ricordate abbiamo detto che la carne era così tipica del cibo nobiliare, non contadino? Ebbene, la carne sinistra che cosa propone? È carne buona, costa poco ed è già pronta. Entra quindi tranquillamente, senza problemi, nella dieta anche delle famiglie medie, che finalmente si trovano anche a avere tanti prodotti pronti. Siamo anche in un periodo in cui le donne cominciano a lavorare di più, non hanno più tempo di fare ore e ore in cucina. E quindi tutta la produzione industriale diventa importante. A
arrivando ai giorni nostri, per arrivare verso le conclusioni, noi siamo gli eredi un po' di tutta questa storia. Siamo gli eredi delle tavole ricche, dei nobili, abbiamo visto che mangiano come loro. Siamo però gli eredi anche di tanti cibi contadini poveri. Magari mangiamo poca polenta, ma scommetto che le pizze, le focacce così, le mangiamo tanto. Siamo gli eredi della rivoluzione industriale e soprattutto dagli anni 80-90 è tornata una grandissima moda di considerare il cibo come un aspetto conviviale. Per cui diventa sempre più importante mangiare fuori, mangiare insieme. Ecco che io so che anche molti di voi amano andare fuori a mangiare. Però non necessariamente deve essere un pasto ricchissimo, va bene la pizzeria, va bene anche una cosa semplice, ma è il piacere di stare insieme con gli amici. E si può averlo mangiando e bevendo anche col fast food. La novità del fast food degli anni 80-90 è importante perché propone ovviamente una cosa completamente diversa dai grandi pranzi. Ma soprattutto ci fa conoscere. McDonald's ha avuto tante polemiche, ma in realtà ci fa conoscere un modo di mangiare tipico americano. E, come voi sapete, il panino con l'hamburger e le patatine non è che è una cosa inventata specificamente da McDonald's, ma è una delle cose, è quasi come la pasta asciutta da noi, mangiano tutti. Così come a un certo punto scopriremo, qui ho un esempio di un ristorante cinese, come sia interessante anche avere una apertura verso il mondo grazie al cibo. In questo caso siamo, non sempre possiamo magari fare un viaggio in Cina per imparare le cose, però un po' abbiamo tante persone che sono arrivate da questi paesi, hanno portato i loro gusti, le loro abitudini e ci insegnano le cose. E un po' mangiare in un ristorante di un'altra cultura ci racconta, in fondo per le stesse cose che abbiamo visto noi, tante cose su questa cultura. Si impara molto vedendo come mangiano e cosa mangiano. E quindi direi che nell'ultima fase, quella che viviamo noi, c'è questa cosa in più sul cibo, che diventa un'esperienza culturale quasi globale. Scommetto che tutti voi avete in qualche modo mangiato cibi di altri paesi. E non li trovate più tanto strani, mangiare cinese, giapponese, couscous, piuttosto che il kebab al posto della focaccia per strada, è una delle cose che ormai compongono il nostro mondo. E allora potremmo concludere che certo, in Italia la reazione a questo è stata una rivalutazione in fondo di quello che è il cibo tipico. Non vi parlerò adesso di slow food, ma sapete che c'è una fortissima tendenza negli ultimi anni a rivalutare tutto ciò che è tipico italiano. Ma io credo che in fondo ugualmente la cucina, ed è il motivo per cui ne stiamo anche parlando, è diventata una cosa di grandissima moda, per cui credo che sia impossibile adesso girare per un canale televisivo senza trovare prima o poi un programma sul cibo, oppure quante pagine e servizi su tutti i giornali ci sono oggi. Il cibo è davvero diventato una cosa alla moda, una cosa di comunicazione, ma mi piace concludere con questa immagine che è un collage, in questo caso, questo non si vede quasi, ma è un collage fatto con la pasta e con altri alimenti tipici italiani e che in fondo ci racconta la fine di questa storia e che cioè il cibo ci racconta da dove siamo venuti, ci racconta la nostra storia, ci dà delle aperture anche su un mondo diverso, insomma il cibo per noi può essere un piacere, ma è soprattutto un'esperienza culturale. Ed è con questa idea che credo che sia importante affrontare anche l'esperienza dell'Expo, che vi invito ovviamente a visitare, pensando proprio a tutti questi significati culturali e storici che il nostro cibo ha dietro di noi. Bene, a questo punto abbiamo fatto questo quadro e abbiamo forse ancora un po' di tempo se qualcuno vuole fare qualche domanda o approfondire qualche cosa. Beh, lei ha parlato dei frigoriferi, ma le altre pratiche di conservazione del cibo? Bene, una domanda bella che tra l'altro sottolineo il fatto che lei deve essere una esperta, no, esperta, ma ha pensato a questo aspetto perché
detto, è la parte più moderna. Ma le altre pratiche del cibo erano altrettanto importanti, ci arrivano da lontano, e sono sottosale, abbiamo parlato prima di baccalà in Abruzzo, ma tutte le cose si conservano sottosale. Oppure un altro sistema molto usato era mettere, se si poteva, sotto aceto. Ci sono per esempio tanti piatti che abbiamo ancora noi oggi che mangiamo in carpione, che a me sembra buoni, hanno un sapore diverso, ma in realtà nascono così per la necessità di conservarli. Oppure un altro sistema era sotto alcol, per esempio le conserve, le frutte e così via. In altri casi venivano fatte bollire. Anche qui c'è una storia curiosa, perché nessuno aveva capito perché. A un certo punto c'è un cuoco francese che si chiamava Pert, che capisce insomma che se si fa bollire della roba e la si mette in un contenitore cercando di togliere l'aria, questa roba si conserva. Poi si fa bollire tutto. Non so se qualcuno ha mai fatto o ha mai visto qualcuno che fa la marmellata, per esempio, o le conserve. Si prepara, si mette in un contenitore che va fatto per bollire. Che cosa succede? La bollitura uccide sostanzialmente i batteri. Non si sapeva allora, ma avevano fatto le prove e andava bene. E questa scoperta poi verrà brevettata, cambieranno, anziché dal barattolo di vetro, useranno le lattine di alluminio, e questo darà origine alla più grande industria alimentare che esisteva, che era quella delle conserve, soprattutto di carne in scatola. Le famose scatolette che inventano gli americani sono basate su questo principio. Una volta bollita la carne sotto vuoto, più ben chiusa, può durare fuori dal frigorifero. Quindi le vostre scatolette di carne, voi sapete, potete tenerle fuori, non è necessario tenerle in frigo. Quindi una cosa che possiamo dire è che per il mangiare le persone si sono ingegnate bene nel tempo. Il frigo ha semplificato le cose, perché la carne la prendo e la metto in frigo, un po' dura. Però c'erano stati tanti altri sistemi pensati per riuscire a conservare il cibo. Pensate per esempio al problema di chi andava sulle navi. Chi andava sulle navi, stava magari via un mese, come faceva a mangiare? Se aveva roba che si rovinava. E allora, per esempio, le paste secche, la focaccia di Ligure, che molti di voi apprezzano, forse saprete che è stata inventata come forma di pane con l'aggiunta di olio di scarsa qualità, un pane che durava molto più a lungo e poteva essere consumato nel tempo per le navi. Quindi noi mangiamo oggi, per esempio, cose come la focaccia, ma anche cosa curiosa, carina, ma che in realtà sono nate con uno scopo molto importante. Una domanda. Quanto ha influito la Grande Guerra nel mescolare le abitudini alimentari degli italiani? Beh, la guerra è stata molto importante, perché molti dei contadini che magari fino ad allora avevano mangiato polenta, improvvisamente si trovano ad avere un pasto vero, perché il rancio dei militari, per quanto magari a noi, insomma, diciamo che noi avremmo qualcosa da ridire sul che mangiano e sulla quantità, però era un pasto completo anche con la carne. Alcuni, abbiamo delle lettere dei militari che dicono, che scrivono dal fronte, dicono: qua è tutto uno schifo. Ci sono le trincee, i nemici, c'è l'acqua nella trincea, è veramente mai visto. Ma come si mangia? Tutti i giorni abbiamo la razione, c'è dentro la carne, e lì arrivano le prime scatolette spesso, abbiamo del pane e abbiamo persino, passando un po' avanti alla seconda guerra mondiale, per esempio per la prima volta le sigarette, che sono un'invenzione. Prima si usava, come sapete, il tabacco, la pipa, il sigaro. Le sigarette sono fatte invece per avere un consumo veloce. Non è che in trincea uno si poteva mettere con calma a fumare il tabacco e la pipa, no? I soldati nemici l'avrebbero fucilato subito. E allora nascono tanti consumi, e poi ovviamente il problema sarà che quando questi ritornano a casa, che cosa fanno? Cominciano a mangiare solo polenta, no? Non va più bene. È stata una spinta molto forte alla richiesta di democrazia e di integrazione sociale, perché
con il cibo si è anche sperimentato un modo di vita diverso, a cui loro non erano abituati. E a quel punto loro dicono, beh, abbiamo combattuto per la pace, fatto la vita del fermo, abbiamo vinto nel caso della prima guerra mondiale, comunque ci siamo sacrificati, non abbiamo diritto almeno a un pasto decente. Ed ecco che lo Stato a questo punto si sentirà più chiamato a dover rispondere ai bisogni alimentari. Insomma, attraverso il cibo veramente passa molta della nostra storia. Va bene, visto allora, forse non ci sono altre domande, l'unica cosa che vi posso consigliare è il prossimo passo, non vi voglio mettere in imbarazzo, ma pensate quanti significati culturali ha usare le forchette, mangiare la carne. Noi oggi ci lamentiamo, ma forse siamo in una situazione incredibile rispetto al passato. E soprattutto facciamo cose che dicono tantissime cose di noi. Secondo me un marziano arrivando qui per capire una certa popolazione, la cosa migliore potrebbe fare è vedere così come mangia. E si farebbe subito una buona idea. Perciò, cosa dire? Buon appetito!